Andiamo avanti, risponde la Presidente Tesei, interroga il consigliere Pastorelli, piano di liquidazione delle disciolte comunità montane, i possibili comportamenti illeciti e danno erariale. Prego, consigliere Pastorelli. Sì, grazie Presidente, altro argomento interessante ovviamente. Con la legge 265 del 99 lo Stato aveva chiamato la Regione Umbria, così come le altre regioni italiane, ad effettuare la riperimetrazione delle comunità montane, seguendo il principio base dell'adeguatezza delle loro dimensioni organizzativa ed imponendo altresì con disposizione della legge finanziaria 2008 di intervenire per ridurre la spesa corrente per il funzionamento delle stesse, stabilendo inoltre la produzione di effetti automatici soppressivi se non avessero provveduto a dare attuazione alle statuizioni di qui sopra nei termini previsti ai sensi dell'articolo 63 della legge. Lei però non può, scusate, sistematicamente, se no non entra più in consiglio regionale. Faccia lei, ha fatto lo show, complimenti. L'educazione regna sovrana, vero, con lei. Prego, consigliere Pastorelli. Posso? Magari se si fermavano ad ascoltare anche questo era interessante, però vanno via, benissimo. Io li inviterei a stare altri 5 minuti per ascoltare l'ennesima. Ok. Proseguo. Ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale del 23 dicembre 2011, numero 18, concernente la riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali, istituzione dell'Agenzia Forestale Regionale, sono state sciolte le comunità montane del territorio regionale, ovvero quelle dei Monti Martani, Serane Subasio, Alta Umbria, Associazione Comuni del Trasimeno, Medio Tevere, Orvietano, Narnese, Amerino, Tuderte e Valnerina. E sono stati nominati commissari liquidatori per sostituire gli organi di tali enti, gestire l'espletamento di attività ordinarie, oltre a quelli di straordinaria amministrazione, indifferibili ed urgenti, assumendo la qualità di datore di lavoro nei confronti del personale assegnato. Lo stesso articolo 63, succitato, prevedeva che le comunità montane commissariate continuassero ad esercitare le funzioni a loro conferite fino al subentro dell'Agenzia Forestale Regionale AFOR e dell'Unione Speciale dei Comuni. L'Agenzia per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela delle foreste, valorizzazione dell'ambiente e sistemazione idraulico forestale, assorbendo tutto il personale forestale con contratto di diritto privato e parte del personale della funzione pubblica, lasciando ai comuni, mediante unione, l'esercizio delle funzioni delle disciolte comunità montane. Ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2018, la numero 12, in caso di mancato avvio dell'unione di comuni, si è stabilito che le predette funzioni già esercitate da comunità montane e liquidazione passassero all'AFOR, nei cui ruoli è stato trasferito a far data dal 1 luglio 2019 il personale delle disciolte comunità montane, mentre un contingente di personale è stato trasferito a far data dal 1 luglio 2020 presso la comunità Orvietano, Narnese, Amerino, Tuderte per le esigenze di supporto alla gestione liquidatoria. Ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale del 23 dicembre 2011, numero 18, si è disposto che i commissari liquidatori delle singole comunità montane, entro 6 mesi dalla nomina, predispongono il piano di liquidazione con ricognizione dei rapporti attivi e passivi, quote di partecipazione, procedimenti pendenti davanti alla GIE, attività inerenti alla gestione ordinaria e lo stato di consistenza dei beni di proprietà, trasmettendo alla Giunta regionale per l'approvazione e che nessuno dei commissari nominati in precedenza ha rispettato modalità e termini richiamati dalla suddetta legge regionale. Rilevato inoltre che in virtù di quanto sopra esposto le uniche risultanze macroeconomiche predisposte ed illustrate alla Giunta regionale sono quelle dell'attuale commissario unico liquidatore, il dottor commercialista Fabrizio Vagnetti, il quale ha inviato in data 31 marzo 2022, termine ultimo per il deposito, il piano di liquidazione unitario delle comunità montane dell'Umbria, da cui peraltro si evince un debito complessivo pari a 8.455.118 euro, con la comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno, Medio Tevere, esposte pesantemente per circa 20 milioni di euro.
Ricordato che la Giunta pertanto dovrà procedere ed approvare un piano di ricognizione delle specifiche gestioni liquidatorie ed una proposta di gestione che siano redatti secondo quanto disposto dalla legge regionale 18 del 2011 nel rispetto, per quanto applicabile, delle linee guida per la predisposizione all'attuazione del piano di liquidazione unitario per tutte le comunità montane, ad una prima analisi il piano unitario risulta in linea con le previsioni di cui all'articolo 65,2 della legge numero 18 del 2011, di cui sopra, e la proposta di gestione che lo accompagna si articola in due possibili scenari, ovvero un'ipotesi di liquidazione con la legge attuale che prevede il trasferimento dei beni a titolo oneroso alla regione o all'agenzia forestale, evitando così le dismissioni a prezzi di asta e tutelando il patrimonio pubblico, ed un'altra soluzione con cui, a seguito di una modifica normativa della legge regionale 18-2011 e con un'interpretazione estensiva del termine beni, si otterrebbe la possibilità di conferire in un fondo patrimoniale vincolato e soddisfare i creditori anche le liquidità, permettendo di accorciare i tempi e di arrivare a una serie di accordi con le banche relative ad una parte del debito, nel tentativo di coprire l'intero disavanzo. Il commissario liquidatore effettua inoltre rilievi critici sul corpus normativo ed evidenzia supposte irregolarità gestionali connesse alla responsabilità dei precedenti commissari liquidatori ed in qualche caso di dipendenti pubblici. Preso atto che in relazione a tale ultimo aspetto la Giunta ha richiesto al servizio Avvocatura Regionale e Gestione del Contenzioso un parere sugli obblighi di legge derivanti dagli atti in questione ed in merito ai profili di responsabilità, farà presente che la legge regionale 18-2011 stabilisce l'articolo 64,9 che i commissari liquidatori delle comunità montane rispondono personalmente degli atti assunti sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile, in quanto da uno stesso atto individuale, quale fatto generatore, possono derivarne talvolta anche contestualmente diverse responsabilità, penale per il reato commesso, civile per il danno arrecato a un terzo ed amministrativa, patrimonio contabile, per il danno arrecato all'erario. Rilevato inoltre che l'Avvocatura regionale ha reso specifico parere con nota del protocollo, non lo leggo, del 2022, in particolare in merito alle parti di piano di qui sopra relative a supposte irregolarità riscontrate e profili di responsabilità conseguenze in cui il commissario liquidatore lascia supporre comportamenti illeciti, nonché responsabilità amministrative per danno erariale delle precedenti gestioni e per cui sembrerebbero essere già state avviate alcune azioni di responsabilità presso la Corte dei Conti, ma di cui non dà specifico conto. Nel parere si precisa inoltre che per quanto riguarda la responsabilità amministrativa per danno erariale, l'amministrazione che abbia subito un danno, quindi comunità montana, deve denunciare il fatto alla procura contabile e ogni azione successiva riservata a quest'ultima. Considerato che con DGR numero 445 dell'11 maggio 2022 la Giunta regionale ha deliberato di prendere atto del piano di liquidazione unitario delle comunità montane dell'Umbria trasmesso dal commissario liquidatore unico, di richiedere a quest'ultimo chiarimenti ed integrazioni della documentazione trasmessa, anche alla luce di alcuni rilievi formulati dagli uffici regionali, e di precisare che in merito a presunti comportamenti illeciti, colposi o ipotesi di reato, se in possesso di informazioni che possano supportarli, il commissario ha il diritto, dovere di segnalarli alle autorità competenti ed al suo compito informare la Giunta regionale in modo specifico sia delle illegittimità riscontrate che delle azioni intraprese o che vorrà intraprendere relativamente riguardo al possibile danno erariale che ad eventuali illeciti penali. In caso che i beni fossero venduti all'asta, ovviamente a prezzi ridotti, solo una parte dei creditori verrebbe soddisfatta e, come previsto dalla legge regionale, le pendenze rimanenti passerebbero in capo ai comuni, tra i quali verrebbe ripartito un debito che, secondo il commissario liquidatore, risulterebbe decisamente insostenibile per i rispettivi bilanci, causando probabilmente il default.
mentre nel caso del pagamento dei debiti mediante l'utilizzo di tutti i beni conferiti nel fondo patrimoniale vincolato, verrebbe così legittimato il ripianamento con l'eccedenza di altre comunità montane che non presentano una situazione economica insufficiente a soddisfare integralmente i propri creditori, ma si eviterebbe il coinvolgimento dei comuni nella ripartizione del debito residuo. Tutto ciò premesso e considerato, quindi scusatemi, scusi la Presidente per la lungaggine, ma l'argomento meritava un'analisi molto completa e tecnica, interrogo la Presidente per conoscere i propri intendimenti alla relazione della situazione debitoria pregressa degli enti in oggetto e sugli scenari prefigurati dal Commissario Liquidatore Unico per dirimerla e per ricevere inoltre ulteriori informazioni e chiarimenti in relazione alle cause del dissesto e agli eventuali comportamenti illeciti e danno erariale nelle precedenti gestioni. Grazie. Grazie consigliere Pastorelli. Prego Presidente Tesei. Sì, grazie. Ora, questo è uno dei vari dossier, purtroppo, che abbiamo trovato sul nostro tavolo dal momento del nostro insediamento. È un lascito della passata gestione, il dossier delle comunità montane, che purtroppo si somma a molti altri, uno dei quali è stato quello oggetto dell'interrogazione precedente sul quale ha risposto l'assessore Melasecche. In parole semplici, il tema che abbiamo dovuto affrontare è stato quello della liquidazione delle comunità montane, iter peraltro già avviato con un'apposita legge regionale, come sapete bene. Il tema è che questo iter non è stato affrontato in passato, così come molti altri dossier, e oggi siamo chiamati a risolvere una questione molto ma molto importante ed impattante per tutta la regione Umbria e in particolare per una parte consistente di alcuni comuni della regione Umbria, proprio a causa di scelte scellerate, perché questo è il termine che si deve usare, fatte precedentemente. In questi 2 anni, e nonostante il Covid, abbiamo affrontato il tema facendo alcune azioni, alcune procedure che erano assolutamente necessarie. Abbiamo nominato un commissario unico per le comunità montane, già oggetto di liquidazioni con vari commissari nominati per ciascuna delle varie comunità montane. Abbiamo dato al commissario il compito di effettuare un approfondito studio sullo stato delle comunità montane umbre per fare un'operazione prima di tutto di trasparenza nei confronti della collettività e poi, appurato all'esito di questo studio lo stato dell'arte, naturalmente provvedere a poter sanare e chiudere questa annosa vicenda. In più, per avere contezza del disavanzo che potesse derivare da questa procedura di liquidazione e poi naturalmente proporre un piano unico di liquidazione anche per far fronte all'eventuale appunto disavanzo appurato. All'esito del suo lavoro il commissario ha consegnato la relazione sul piano di liquidazione su cui la Giunta ha chiesto ulteriori delucidazioni, come diceva anche il consigliere Pastorelli, ed un piano di liquidazione unitario. La situazione appurata dal commissario ha praticamente dato questo esito e si è pronunciata sulla situazione patrimoniale e la valutazione dei beni patrimonio delle comunità montane, sulla situazione finanziaria, sulla situazione di debiti e crediti e sui procedimenti pendenti davanti al giudice, perché anche qui, come per la questione dei trasporti, abbiamo trovato delle procedure in corso. Si rinviene in estrema sintesi una possibile chiusura in pareggio dopo le azioni di liquidazione per le comunità montane di Alta Umbria, Monti Martani Subasio, Orvieto Narnese Amerino Tuterte, con qualche difficoltà la chiusura per la comunità montana della Valnerina. Purtroppo la situazione della comunità montana e dell'associazione dei comuni del Trasimeno e del Medio Tevere è invece di gravissimo disavanzo.
Stiamo parlando di oltre 19 milioni di euro di disavanzo, a rischio aggravamento nella procedura. Perché? Perché ci sono nel frattempo delle situazioni che si sono maturate e che non rendono agibile nemmeno il percorso liquidatorio. Leggo testualmente un passo della relazione del commissario liquidatore. Rilevanti difficoltà si rinvengono a procedere con la riscossione dei crediti, con una situazione di grave squilibrio finanziario dal 2016, anno in cui è stata pignorata la tesoreria, non è stato più possibile effettuare pagamenti ai fornitori, rimborsare i finanziamenti, pagare i legali ed effettuare le opposizioni, mentre tutti i beni della comunità montana sono stati oggetto di trascrizioni pregiudizievoli ed esecuzioni immobiliari. La mancanza di una provvista liquida non consente di opporsi in giudizio né di tentare accordi stragiudiziali. In sostanza, e questo è il dato rilevante, dal 2016 siamo al blocco totale della operatività finanziaria della comunità montana e nella sostanziale impossibilità di svolgere anche l'azione commissariale. Io capisco che dà fastidio e fa male, che non è ricordare il passato tanto per ricordarlo, è perché quel passato pesa su questo governo regionale in modo estremamente importante, specialmente in tempi così complessi come quelli che stiamo vivendo. E veramente vedere l'aula di una parte di questo Consiglio regionale vuota, veramente la dice molto lunga. Permettetemi ora di condividere con voi un giudizio proprio politico sullo stato della comunità montana del Trasimeno. La situazione è veramente gravissima ed è estremamente grave che solo noi ora, dal 2016, abbiamo appurato questa situazione e in trasparenza la portiamo a conoscenza dell'Assemblea e della cittadinanza. Tenete conto, infine, che lo stato della comunità montana del Trasimeno non grava solo su se stessa, ma sull'intera liquidazione unitaria, perché provoca un disavanzo complessivo, ammesso che tutto vada bene e che si riescano ad alienare tutti i beni di tutte le comunità montane, che è di oltre 8 milioni e mezzo di euro. Tanto è grande il proprio, quello proprio di quella comunità montana. Il commissario evidenzia pure tutta una serie di supposte irregolarità gestionali riscontrate, alcune delle quali, se appurate, sarebbero veramente molto gravi. Per questo, anche tramite adeguato parere dell'Avvocatura, abbiamo ricordato nella DGR, a cui faceva riferimento anche il consigliere Pastorelli, al commissario, che spetta a lui segnalare all'autorità competente ipotesi di illecito o di reato. Toccherà a noi, come nei casi di Monteluce, di Umbria Mobilità, dell'aeroporto, di altro e di molto altro ancora, e potrei dire di una serie che ogni tanto ci porta a delle sorprese, tentare di risanare questa ennesima difficile piaga ereditata per il bene dei cittadini umbri e senza gravare sulle loro tasche. Il commissario sta elaborando alcune ipotesi di soluzioni, tutte gravose per la regione e tutte da verificare come legittimità con le strutture competenti. Ma sarà da valutare insieme cosa è giusto eticamente e politicamente fare, perché se è vero che la legge assegna l'onere di questa ennesima mala gestio umbra alla comunità regionale, è pur vero che responsabilità della comunità montana, di un comprensorio e magari dei comuni che hanno fatto operazioni per loro convenienti attraverso la comunità montana, non è detto che sia giusto farle ricadere sull'insieme dei comuni umbri. Anche per questo sono confidente in un'approfondita azione degli organi di controllo che appurino le responsabilità di un buco, questo sì, che noi oggi ci troviamo a risolvere. Grazie. Grazie Presidente, prego consigliere Pastorelli per la replica. Sì, innanzitutto ringraziando la Presidente per l'esaustiva risposta, che non lascia dubbi a interpretazioni, ahimè. E è vero, Presidente, quello che dice lei, che è il passato, no? Perché il consigliere Bori ci rimprovera, dice parlate sempre del passato.
ma se questo passato, come ha detto lei Presidente, condivido, pesa sulle scelte che questa giunta, che lei dovrà fare per i prossimi anni per la nostra comunità umbra, evidentemente bisognerà pur ricordarlo ai nostri concittadini. E dispiace, oltre agli scranni vuoti dei consiglieri del PD, quindi invito i pochi che ci stanno seguendo a vedere che non c'è nessuno da quella parte, quindi fautori di tutto ciò non ci sono ad ascoltare. Tra l'altro ricordo sommessamente che il capogruppo del PD mi sembra che geograficamente viene da una certa parte che è interessata, e quindi io al posto suo sarei preoccupato, magari sarei stato in aula ad ascoltare lei Presidente che cosa intendeva fare per il futuro e come intendeva approcciare questa delicata situazione, una situazione particolarmente pesante, perché pesante, quindi qualsiasi scelta lei Presidente farà, sono sicuro che farà la scelta giusta e di buon senso per la comunità umbra. Grazie.